Buona serata e ben ritrovati dal telegiornale delle 19 e scontro aperto tra Barcellona e Madrid. Il Parlamento catalano infatti ha approvato a scrutinio segreto la risoluzione che dichiara l'indipendenza della Spagna e la Costituzione della Repubblica Catalana. Immediata è stata la risposta del premier spagnolo Rajoy che ha detto tranquillità a tutti gli spagnoli, lo Stato reagirà e faremo le cose per bene, con misura e con efficacia. Nella città catalana la bandiera spagnola è stata tolta della facciata del Palazzo del Parlamento catalano. Tra l'altro, la procura è intenzionata ad arrestare il presidente catalano Carles Puigdemont. La incriminazione per ribellione comporta pene fino ai 30 anni. Intanto a Barcellona i partiti indipendentisti avevano messo in evidenza una risoluzione che è stata votata, confermando così la Repubblica catalana come Stato indipendente. Dunque si profila ancora un nuovo braccio di ferro tra Barcellona e Madrid dopo il referendum dello scorso 1 ottobre, che come sapete era stato giudicato proprio dal premier iberico illegale e ha provocato anche una serie di incidenti, portando addirittura la Guardia Civile a colpire cittadini inermi. Parliamo adesso dei problemi del mondo dell'agricoltura. Si terrà domani, 28 ottobre, la giornata di mobilitazione indetta dalla FAI-CISL per una sottoscrizione a sostegno di un'agenda di riforme su pensioni, occupazione giovanile, contraffazione, welfare e ovviamente anche i problemi dell'agroalimentare. Le firme raccolte saranno consegnate ai ministri dell'Agricoltura e del Lavoro e alle competenti commissioni parlamentari. La FAI-CISL territoriale di Foggia terrà il raduno dei quadri dirigenti e dei lavoratori sotto la sede della prefettura del capoluogo Dauno. La cronaca adesso: i militari del gruppo Carabinieri Forestali di Foggia, insieme con quelli dell'organizzazione territoriale di Mattinata, durante un controllo di vigilanza ambientale, hanno accertato la presenza di un parcheggio abusivo. A Mattinata sono state trovate diverse opere illecite per una superficie di 4.000 metri quadri e utilizzate per il messaggio di autocarri e caravan. Le opere sono state realizzate in assenza di autorizzazione paesaggistica. Tra l'altro, è stato denunciato il proprietario del terreno e il legale rappresentante della cooperativa. Parliamo adesso di letteratura e cultura, perché compie 10 anni Extravaganti Incontri, la serie di appuntamenti di importanti scrittori italiani ed internazionali promossa dal Liceo Classico Lanza di Poggio, che questa manifestazione compie 10 anni e l'ha fatto con l'arrivo nel capoluogo Dauno di Francesco Carofiglio, autore del libro Il Maestro, che aveva ottenuto già un importante successo della sua opera anche a Cerignola. Sentiamo i dettagli da Sara Pacella di Teleradio R. La rassegna letteraria Incontri Extravaganti dell'Istituto Vincenzo Lanza di Foggia compie 10 anni, un traguardo importante per il format consolidato e organizzato con il patrocinio del Comune, dell'Università e della Fondazione dei Monti Uniti, che negli anni è diventato un prestigioso spazio aperto alla comunità scolastica e alla cittadinanza. Ad inaugurare i primi due lustri Francesco Carofiglio, scrittore, architetto, regista barese, l'autore è tornato a Foggia per un bagno di folla nell'aula magna del liceo classico. In cattedra ha portato il suo ultimo romanzo, Il Maestro, edito da PM. Vedo molti ragazzi che hanno letto oggi e questo veramente mi lascia non stupito perché non me lo immagini, ma stupito per la qualità della lettura che è stata fatta e delle cose che sono state dette. Sono molto contento. Penne illustri del panorama letterario e giornalistico nazionale annominato in questi anni la fortunata rassegna del Liceo di Piazza Italia, da Luca Bianchini, Edoardo Albinati, Massimo Bisotti, Jamie Maguire, Giuseppina Torregrossa, Dacia Maraini, Mario Desiati, solo per citarne qualcuno, ma l'offerta culturale di Casa Lanza non è solo ad uso e consumo degli studenti del liceo classico foggiano, stimolati di fatto nella crescita sociale e chiamati ad una maturazione critica, ma di tutta la città. La lettura, ha spiegato la professoressa Mariolina Cicerale, è un atto di libertà, di emancipazione, di crescita personale. La stessa responsabile delle iniziative culturali della scuola assicura. Molto denso anche quest'anno il calendario degli ospiti di forte respiro nazionale e internazionale. A Francesco Carofiglio l'onore di celebrare l'inizio della 10ª edizione degli Incontri Extravaganti. L'aula gremita di studenti e studentesse restituisce l'idea di un'esperienza edificante e di una comunità che vuole continuare a crescere. Chi lo conosce il segreto dei soldi?
Adesso in chiusura la pagina sportiva, il calcio. Domani scatta l'undicesima giornata del campionato di Serie A con due importanti sfide che vedono protagoniste le grandi del campionato. Si parte alle 18 con la sfida di San Siro tra Milan e Juventus. Entrambe arrivano da due vittorie importanti, soprattutto i rossoneri che vogliono cercare di riconfermarsi in casa, anche se non sarà semplice. La Juventus, dopo il 4-1 inflitto alla Spal, cerca ancora una conferma che le possa consentire di fare in modo di raggiungere la capolista Napoli. Domani all'Olimpico, attesa anche per la sfida tra Roma e Bologna. I giallorossi di Eusebio Di Francesco affrontano la formazione pelsina che sta vivendo un particolare momento importante in campionato. Domenica poi il resto delle altre sfide con il Napoli che affronterà in casa il Sassuolo, mentre il posticipo serale sarà al Bentegodi di Verona tra i nerazzurri e l'Hellas Verona. Ed è tutto per questa edizione del telegiornale, grazie per averci seguito. Domani ritorna la nostra informazione sportiva, per cui prossimo appuntamento con lo sport di Speciale News Web 24 alle 14 con il settimanale sport del sabato. Grazie a tutti e buon weekend.